Ciao a tutti. Avevo pensato di parlare subito dei filtri della Freewell sulla Vata e anche delle trasmissioni radio di questo drone, però poi mi sono ricordato che in realtà molti di voi mi hanno chiesto che cosa ne pensassi dopo alcuni giorni di utilizzo ed ecco così che vi dirò la mia su questo drone. E dunque in realtà quando si iniziava a vociferare che la DJI avrebbe messo in commercio un piccolo DJI FPV, Alberto Del Sordo mi chiamò e mi chiese se volevo iniziare a costruire un piccolo FPV con tutte le caratteristiche che immaginavamo potesse inserire la DJI all'interno di questo drone. E così è venuto fuori questo piccolino da 250 grammi che ha i sensori antiostacolo davanti, ha il sensore sotto per potersi muovere liberamente e rimanere stabile nell'aria. In più dentro c'è Arducopter che, come moltissimi sanno, ha tantissime caratteristiche: si può volare in stabilizzato, si può volare in acro, si possono mettere i waypoint. Insomma, quando è arrivato finalmente il drone della DJI piccolino, io sono rimasto un po' deluso perché dicevo pesa più di 250 grammi. Non ha il rilevamento ostacoli davanti e non può, ovviamente, lo immaginavo, non poteva andare in waypoint. E quindi io dicevo: ma allora che me lo prendo a fare, che me lo compro a fare? Poi, dopo le recensioni che hanno fatto Danilo e Stefano, e per cui ringrazio ovviamente per quelle recensioni, ho cambiato un pochino idea e ho deciso di acquistarlo comunque. Insomma, in effetti a tenere in mano questo drone ci si accorge di quanto ci abbia lavorato la DJI e di quanto sia diverso dal DJI FPV. Quelli che hanno comprato il DJI FPV e speravano di utilizzarlo come i soliti FPV si sono ovviamente ricreduti perché non era possibile utilizzarlo facendo dei passaggi stretti molto bassi, perché se si rompeva una cosa del genere costava proprio tantissimo. E quindi invece con quest'altro drone si vede quanto la DJI ci abbia tenuto nel renderlo più resistente e con pezzi facili da smontare e di poco prezzo. Anche la camera del DJI FPV non dava gli stessi risultati della camera dei droni FPV, quelli autocostruiti, perché la stabilizzazione era nettamente differente, in quanto i droni FPV hanno due camere, una appunto per l'FPV ed un'altra per la ripresa video. In questo caso qualcuno sì ha provato ad installare una GoPro qua sopra, ma non essendoci la possibilità di modificare i PID, perché in realtà si modifica il peso e anche il baricentro, non venivano delle immagini similari a quelle dei normali FPV. E quindi quelle persone che hanno resistito nel tenerlo, il DJI FPV, in realtà si stanno ancora divertendo, ma divertendo solo per volarci e non per fare ottime riprese. Con la Vata invece il costruttore è ritornato sui suoi passi, cioè a fare dei droni per foto amatori con la passione dei droni. E quindi anche grazie all'integrazione che c'è della camera, dei dati della camera e del giroscopio della camera stessa con il software per eccellenza sulla stabilizzazione video che è Giroflow, finalmente si hanno delle riprese video molto simili, se non quasi praticamente uguali, a quelle che si hanno con i droni autocostruiti.
Ma è possibile fare delle belle riprese anche grazie al miglioramento della stabilità e fluidità del drone, che in realtà ha portato anche a fare un altro bel passo alla DJI, cioè quello di rendere fruibile l'utilizzo di un drone FPV cinematico, un CineWhoop, anche a chi non sapeva utilizzare assolutamente i droni FPV e quindi con il tipico utilizzo della modalità acro. E qual è il segreto? Eccolo qua, il motion controller, il pisellone, pistolone, come tantissimi lo chiamano. È vero, aveva fatto un test con il DJI FPV, ma non aveva riscosso grande successo proprio per le caratteristiche del DJI FPV di volo in aria, come vi ho detto, è molto meno stabile. Infatti, l'utilizzo del motion controller con il lavata è nettamente differente. Ci si diverte veramente tanto. Io non ci credevo quando Danilo e Stefano si divertivano a farlo andare come dei ragazzini, ma veramente col sorriso. Dicevo, ma può essere, cioè loro sanno volare tranquillamente in acro perché con il radiocomando, perché continuano ad usare il motion controller? E lo so io perché, perché ci si diverte veramente tanto, è intuitivo. Poi fare anche delle bellissime riprese pure utilizzando il motion controller, perché in realtà si muove la camera, è fluido, è veramente un bellissimo oggetto. Insomma, io pure mi sto divertendo, non posso dire assolutamente di no. Qualcuno ha già sentito il problema dello sportellino qui? Infatti, anche io ho le manone grosse ed è un casino far uscire la scheda ogni volta. Soprattutto perché poi non mi piace trasferire i dati via USB e in ogni caso, anche in questo caso, l'USB non è di facile accessibilità. Però vabbè, è una scelta. Alla fine hanno messo tutta l'elettronica qui sotto. Tutta qui sotto e solamente le antenne vanno fuori. Le antenne le devo ancora esaminare, vi dico la verità, però mettete la modifica con l'FCC. Volare in CE con questo drone è fortemente limitante, devi stare veramente vicino e non puoi neanche allontanarti o metterti dietro un albero perché il segnale viene completamente interrotto. Quindi mi dispiace per i puristi, ma in questo caso l'utilizzo dell'FCC è indispensabile. E lo consiglio anche a chi ha già un FPV, perché queste batterie sono intelligenti, come le dicono, sono smart battery. In realtà non ti devi preoccupare dello storage, non devi avere un caricatore grosso come quello che si ha, grande, diciamo ingombrante come quello che si ha con l'FPV, non ti devi preoccupare di niente, fanno tutto loro, come tutte le batterie della DJI. Certo, c'è da fare un minimo di attenzione, non farla andare sotto scarica al massimo, però poi si riprendono. Insomma, il battery management system che c'è qui dentro non lo troviamo sulle batterie dei normali FPV e quindi anche questa è una sicurezza in più. Insomma, si potrebbe divertire tantissimo anche chi costruisce gli FPV. A mio parere è un drone che fa divertire una grande varietà di gente, da chi non ha mai utilizzato un FPV a chi li utilizza normalmente. Mi piace come hanno sistemato la camera e come viene ammortizzata. Mi raccomando, fate in modo che questi damper che ci sono qui, che ammortizzano la camera, siano sempre morbidi, quindi ogni tanto una puntina, un pochino di spray al silicone fa benissimo e li tiene sempre, tiene la gomma sempre viva e la riporta allo stato iniziale. Ovviamente mi piace che questo drone abbia tutto ciò che è la tecnologia della DJI e quindi la possibilità di guardare nei goggles l'altezza a cui si vola e l'RTH, insomma i voli stabilizzati, tutto ciò che molti droni FPV non hanno.
Purtroppo non vi posso parlare della differenza dei due goggles, quelli nuovi e quelli vecchi, perché io, avendo già il DJI FPV, ho preferito acquistare la versione solo drone. Quindi li ho provati, vi dico la verità, ho provato i goggles nuovi, ma un po' per il mio naso che non è proprio piccolino e un po' per gli occhi leggermente stretti, non mi trovavo benissimo, vedevo sfocate le due parti, la parte laterale dello schermo, insomma del video. E quindi, per ultimo, se avete un DJI FPV, acquistate anche la Vata, perché sono due cose completamente differenti e vi divertirete moltissimo anche con lui. Se non avete neanche un drone FPV e vi volete approcciare a questo nuovo mondo, acquistate la Vata, perché veramente c'è da divertirsi. Ciao a tutti e alla prossima!